Mattel è intenzionata a sbarcare anche nel mondo degli smartphone e dei tablet. Quello che vediamo qua è il reference design di uno smartphone con processore Intel Atom Z2460. Si tratta quindi di un processore Atom che finora abbiamo visto solo sui netbook, ma questa qua è un'evoluzione, un prodotto completamente nuovo, un system on chip, ovvero un chip che integra al suo interno sia il processore che la parte grafica. Il sistema operativo scelto in questo caso è Android e, come vediamo, pur trattandosi di un reference design, quindi semplicemente non un prodotto commerciale, ma un qualcosa che deve servire per altri produttori per creare poi dei prodotti commerciali. Nonostante questo, però, dicevamo, la fluidità è molto buona. Proviamo anche ad aprire il browser. Ovviamente qui la rete wifi è abbastanza congestionata, quindi ci vorrà del tempo per caricare le pagine, ma come possiamo notare lo scorrimento anche è estremamente fluido. Non sappiamo ancora esattamente quali prodotti arriveranno sul mercato né quando, ma sicuramente Intel sembra ben intenzionata a conquistare anche il mercato di smartphone e tablet dopo quello dei PC. Ce la farà? Sarà solo il tempo a dircelo.